dicevo che la andiamo a guadagnare appunto alzando il fader del volume. Allora, di open hats. Se ogni tanto per esempio perdiamo un po' la concezione di quello che stiamo sentendo, perché tra tutti i suoni magari ce ne sono di simili e non ci fanno capire su quale stiamo lavorando, o mettiamo in solo il canale. Ma se vogliamo avere più una situazione generale della presenza, in questo caso di tutta la batteria, portiamo su questa frequenza, o comunque la frequenza dove agisce questo singolo suono, e ci rendiamo conto quando questo viene suonato. Scusate la ripetizione. Ok, io direi di non esagerare e lasciare così. Lo snare. Allora, lo snare, anche qua userei un Pro Q2. Pro Q2, come vogliamo chiamarlo. Qua, queste qua in poche parole, vi spiego brevemente, poi farò un tutorial più dedicato. Come tutti gli equalizzatori, stiamo vedendo in realtà quali sono le varie possibilità di tagli che possiamo fare. Solitamente noi per equalizzare usiamo le campane, quindi bell, come potete vedere, cancelliamo, oppure appunto low cut o high shelf o high cut. Adesso, come stavamo dicendo, allora low cut, questa sarà la pendenza del nostro taglio. Allora, se vediamo 6 decibel per ottava, taglierà in questo modo, 12 un taglio un po' più netto, 18 ancora più netto, fino ad arrivare appunto a 96 decibel per ottava, e che il taglio è proprio nettissimo. Diciamo che per ora io mi tengo magari, non so, 24, direi che siamo più che a posto. Ok, lo snare lavora molto qui, vedete infatti che c'è questa curva che ci fa dire qui c'è un campo molto, diciamo, sfruttato da questo strumento. Quindi noi magari ci riportiamo qua e andiamo un po' più indietro, magari non tanto. Ok, e boostiamo qui. Anche perché se io aumento, sentite che lo snare prende un po' più di corpo. Ok, noi ce lo teniamo qua per ora. Stessa cosa, abbasserei un po' qui e enfatizzerei gli alti dello snare facendo un piccolo taglio non molto netto sugli alti. E questo potrebbe essere un primo esempio di mixaggio di batteria. Come andremo a vedere poi, probabilmente non terremo neanche questo, non importa. Allora, ride, stessa cosa degli head praticamente, taglio qui, diminuiamo un po' qui. Ok, l'importante appunto è cercare di non far coesistere troppe frequenze sullo stesso range. Per esempio, nella parte degli alti qui noi abbiamo i ride, abbiamo i closed head numero 1, i closed head numero 2, e abbiamo anche gli open. E più o meno avete visto che come frequenza agivano tutti qua. Quindi meno decibel abbiamo in questo campo, meglio è per il nostro mix finale. Anche qua i ride comunque possiamo abbassarli un po'. Ok, sentiamo questo basso. Posizioniamoci qua così capiamo meglio. Allora, sentiamo, io direi, ma anche un EQ2. E dobbiamo cercare di fare in modo di tagliare più frequenze che possiamo senza comunque andare a distorgere o comunque rovinare la dinamica del suono stesso. Per esempio, io potrei anche equalizzare bene facendo così, però sentite che non è lo stesso suono. Quindi io direi di fermarmi magari qua un attimino per togliere via comunque le alte, che a noi non ci interessa. Anche qua via il sub bass. Ok. Ok,
Direi intanto di provare così. Se vogliamo una prova di come è stato modificato il suono, accendiamo e spegniamo l'effetto e sentiamo come cambia. Ha perso un po' di alti, però il suono c'è. Abbassiamo un po' il volume. Ricordiamoci prevalenza togliere rispetto che aumentare. E ve ne accorgerete alla fine, credetemi. Passiamo al lead. Allora, ma mettiamoci un Pro Q2. Chiaramente io, se posso uso l'equalizzatore di FL Studio già di default, perché in ogni caso questo è già un plugin che porta via più RAM e magari alla lunga se ne aggiungiamo uno per ogni suono e facciamo una trentina di canali con questo Pro Q2, per quanto potente possa essere il nostro PC, magari avremo dei problemi in termini di prestazione. Anche qua. Equalizziamo. Noi vediamo che togliendo praticamente metà campo di frequenze, il suono non viene praticamente intaccato. Sentite che non è cambiato nulla. Ma nel mentre abbiamo già guadagnato tutto questo spazio che può essere sfruttato dagli nostri altri campioni o VST, insomma. Io toglierei un po' di alte perché questo suono ha delle alte abbastanza evidenti e prima che ci distrugga i timpani, io direi di buttare un po' giù. Poi chiaro, questa è l'idea di base, come ho detto sempre. Quando guarderemo il nostro mix finale, magari ci renderemo conto che invece per far sentire meglio o il lead o il basso sarà necessario reintervenire sull'equalizzazione. E comunque, ripeto, l'equalizzazione è soltanto il primo passo del nostro missaggio. Dopo possiamo appunto intervenire, non so, sulle compressioni, sul panning, cioè la spaziatura temporale del nostro. Sì, temporale, la spaziatura proprio nel nostro ambiente a 360 gradi del nostro suono. Per esempio, faccio vedere. Questo lead ora suona centrale. Se io lo volessi tutto a sinistra, andiamo a agire sul panning. E come potete vedere anche dal meter qua, abbiamo tutta la parte destra che è stata cancellata e abbiamo la parte sinistra dove il nostro lead è presente. Ovviamente il contrario se cambiamo direzione. Noi per ora lo teniamo centrale. Tiriamogli un po' di volume e accontentiamoci di questo. Passiamo al nostro mega basso potentissimo, eccetera, eccetera. Stessa cosa. Vedete comunque qua c'è una zona in cui non ci sono molte frequenze alte. Alte tra virgolette perché le frequenze alte sappiamo benissimo trovarsi da questa parte in poi, diciamo alte in termini di decibel. Noi se possiamo togliamo lo stesso. Ricordiamoci che qui abbiamo aumentato intorno ai 100 anche il kick, quindi boh, magari mettiamolo un po' più in qua per dargli un po' più di corpo e proviamo a sentire il risultato finale. Ok, allora proviamo a vedere intanto senza i nostri effetti quanti clip abbiamo. Ah, tra l'altro, cosa al volo, equalizziamo anche il nostro crash, che anche questo lavora sulle alte. Io ho mosso questo, è, diciamo, la linea generale dei decibel del nostro campo di frequenza. Noi possiamo mantenere lo stesso rapporto di iterazione che abbiamo fatto con le nostre frequenze e spostarlo tutto contemporaneamente per ogni modifica che abbiamo fatto, sia in basso sia in alto, aumentando e diminuendo, insomma. Ok, sentiamo ora, senza effetti. Ok, abbiamo dei picchi, arriviamo anche a quasi.